Grazie Presidente Fabricini. Buon pomeriggio a tutti voi e grazie di essere qui, grazie di far vedere quanto forte e quanto bella è la famiglia della Fisi, perché oggi potete esprimervi veramente come volete. Grazie per essere qui, grazie. Un saluto caro a tutti i delegati, a tutti i tecnici, a tutti gli atleti, a tutte le persone che amano, a tutti i presidenti, ma soprattutto le persone che amano lo sport della neve e del freddo. Ho cercato in questo periodo di arrivare da voi fisicamente, di contattarvi, di mettermi in comunicazione con voi, sì fisicamente ma non solo. Ho cercato di fare il massimo perché insieme, dopo i Giochi Olimpici, volevo raggiungere un grande obiettivo, quello di sentire, di ascoltare, di condividere, di essere con voi, di entrare dentro la più grande o la più piccola società, dentro la più grande o la più piccolo comitato, per capire, per vedere e cercare insieme di proporre le cose che a noi, che a tutti noi stanno nel cuore. Il mio impegno come atleta lo sapete tutti, ma quello che abbiamo condiviso insieme in questo circa mese è stato quello di capire quanto e come la mia persona nell'ambito dell'esperienza internazionale che ho avuto il privilegio, con il privilegio di portare avanti ancora adesso, possa essere messa a disposizione alla federazione, ai tesserati, alle società. Il lavoro nel Comitato Internazionale Olimpico, il lavoro nel CONI, è un lavoro che mi ha dato la possibilità in questi ultimi 15 anni di potermi formare, di cercare di individuare i modi migliori per portare avanti un settore e in particolare quello dei nostri sport invernali. E credo in questo momento di volere, di potere, ma soprattutto di voler dire che è giunto il dovere da parte mia di mettermi a disposizione, perché io ho ricevuto tanto dalla mia federazione, ho potuto vincere tanto, ho potuto crescere come una persona, mi sono arricchita tanto come persona ed è giusto, doveroso che io, se vorrete voi, mi metta a disposizione della nostra grande federazione. Abbiamo insieme questo percorso di questo mese, abbiamo insieme analizzato durante le nostre riunioni, attraverso le email, attraverso streaming, attraverso i canali televisivi, abbiamo analizzato quali sono i punti più importanti della nostra forza, che è la base e sono le società e sono gli sci club. Insieme abbiamo visto cosa possiamo fare, cosa vogliamo fare, come vogliamo agire e insieme abbiamo visto anche che abbiamo bisogno, proprio noi abbiamo bisogno di cambiare velocità e lo diciamo noi che siamo quelli degli sport invernali che devono andare veloci dappertutto. Vogliamo cambiare velocità sotto due punti di vista, quello interno e quello esterno alla nostra federazione. Vogliamo insieme una federazione che sia capace di dialogare dalla cima fino in fondo con tutte le società e con il suo presidente, di modo che insieme si possa decidere, insieme si possa capire, insieme si possa essere in grado di portare avanti la nostra famiglia. Quindi consigli federali aperti, verbali online immediatamente, trasparenza totale e condivisione totale rispetto a tutto quello che si fa. E poi fuori, dobbiamo aprirci, dobbiamo utilizzare tutto, io l'ho chiamato 2.0. Lo intendo così perché una federazione così bella, con espressioni così belle, non può rimanere chiusa, deve aprirsi il più possibile con tutte le tecnologie al mondo del social e ovviamente di tutti i media, perché i nostri bambini hanno bisogno di condividere nel loro modo le cose, attraverso queste cose Pinterest, attraverso Facebook, attraverso WhatsApp, attraverso tutte queste cose che gara per gara coinvolgono e mettono i bambini in rete e noi bambini li vogliamo portare sulla neve e come portarli? Mettendoli in rete, cercando di dare a loro i mezzi che sono i mezzi di oggi, che servono oggi per dire venite a sciare o a slittare con noi. E poi insieme abbiamo toccato tante volte l'anima, cioè i nostri atleti.
E tante società mi hanno detto: come facciamo a tenere i nostri atleti? Come facciamo? Tanti papà mi hanno detto e tante mamme: come facciamo a fare in modo che i nostri atleti facciano agonismo e contemporaneamente possano studiare? Come facciamo? Come facciamo anche a fare in modo che i nostri atleti siano in grado di, se non possono entrare nei corpi militari, che ringraziamo sempre, ma tanti altri come fanno ad andare avanti nell'agonismo? Insieme abbiamo individuato alcune cose, ma soprattutto abbiamo capito che forse non abbiamo grandi economie, grandi soldi, ma abbiamo sicuramente la voglia di metterci in rete e di aiutarci nelle scuole, di renderci conto che forse la carriera del post-atleta è una carriera che ci interessa, di renderci conto forse che gli atleti che meritano di più hanno bisogno di borse di studio, di premi se arrivano ad una gara importante ad alto livello. Dobbiamo dare valore anche alla maternità, che è femminile ma è anche maschile, ok? Abbiamo pensato che questi atleti, che sono la vera anima della federazione, dai più piccoli ai più grandi, devono essere sempre inclusi, ora, oggi e sempre, nella storia della nostra federazione. Perché una federazione così grande, che si esprime così nel mondo della neve e del ghiaccio, non può dimenticare neanche un atleta. Loro devono essere sempre parte di noi stessi, perché sono le nostre radici, perché sono la nostra storia. E insieme abbiamo anche capito che abbiamo bisogno di cuore, ma non solo quello che dice bel sentimento, certo, abbiamo bisogno di cuore, ma abbiamo bisogno di cuore tecnico, abbiamo bisogno di andare nel profondo a vedere cosa dobbiamo rinnovare nella formazione dei nostri quadri tecnici, perché noi dobbiamo essere in grado di dire dal più piccolo cicleba alla più grande squadra nazionale come ci si allena e come si rimane sempre aggiornati negli allenamenti o nella preparazione tecnica. E questo deve essere un linguaggio preparato per tutti, perché se non noi alle Olimpiadi, come nella gara sociale, non saremo mai in grado di esprimere il massimo della tecnicità, e sappiamo che la tecnicità nei nostri sport è un punto chiave per riuscire ad arrivare al successo. E noi anche qui ce la possiamo fare se vogliamo. E poi anche un altro cuore, un cuore fisico di altro genere, un centro di preparazione olimpica. Siamo agli sport invernali e abbiamo diritto barra dovere di organizzarci assieme al CONI, ma di organizzare noi, di volere noi un centro fisico o più parti di centro fisico di preparazione olimpica. È lì che vogliamo i nostri atleti di alto livello, ma è lì che possiamo far incontrare anche i nostri ragazzi e le nostre ragazze degli sci club. Questo vogliamo fare. E poi la FISI, io credo che abbia bisogno di cambiare velocità e di dare il massimo di se stessa attraverso un cuore ancora più grande. I nostri sport sono, rappresentano una filosofia di vita, e una filosofia di vita è qualcosa che ci insegna non soltanto a vincere medaglie olimpiche, ma che ci insegna a vivere in un certo modo, in uno stile di vita che si accostano ai valori che lo sport porta avanti. E noi questo vogliamo insieme riuscire a fare, perché noi siamo e vogliamo sentirci i tanti, i belli, gli eleganti, i forti, quelli capaci come nel passato di far emergere le emozioni attraverso i nostri gesti tecnici, attraverso i nostri sorrisi, attraverso le nostre lacrime. Questo è il nostro cuore, è un cuore che queste emozioni nel passato è riuscito a inciderle dentro proprio, il proprio cuore, e dentro il cuore sono quelle emozioni che non si dimenticano mai. Noi vogliamo tornare, se vogliamo, a essere insieme questo cuore che deve battere per tutta la famiglia della FISI. Grazie e buona continuazione. Grazie. Mentre si avvicina Pietro Marocco.